Eccoci sistemati, buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre giù di muscoli a vita, sto un po' male, avevo intenzione di mettere un full day of eating oggi sul canale, però purtroppo sto male, quindi ho deciso di filmare rapidamente un video per non lasciarvi senza content, perché provo comunque a mettere 3 video a settimana, è una cosa che mi sono imposto e provo a rispettarla. Voglio dirvi una cosa che se iniziate a fare vi garantisco che noterete più risultati in palestra nei prossimi 30 giorni. Questa è una considerazione che in realtà ho postato già su Instagram, quindi magari alcuni di voi lo sapranno già, ma non è lavorare più duramente, non è fare più volume, non è andare in palestra e spaccare ancora di più, perché tutte queste cose magari le state già facendo. Una cosa che garantisce che farete dei progressi e noterete dei risultati in questi prossimi 30 giorni è la seguente: dovete monitorare i vostri esercizi, il carico che usate per ogni esercizio e quante ripetizioni fate con quel carico per ogni singolo esercizio. Che un programma in realtà ha bisogno di progressione se si vuole crescere muscolarmente. Perché la progressione, come abbiamo visto nella piramide di Eric Helms, è alla base di tutto. Se tu vuoi crescere, devi stimolare sempre, sempre un pochino di più i tuoi muscoli a crescere. Perché devi dargli uno stimolo necessario per farli poter crescere. Perché se no, il nostro corpo vuole mantenere in homeostasis, quindi vuole rimanere uguale. Per invece spingerlo a crescere di più, dobbiamo, col passare del tempo, stimolare i muscoli con più volume o con più carico. E qual è la differenza se tu vai in palestra e non monitori niente ogni volta che entri? Sì, magari stai seguendo il tuo programma di tre, che ne so, tre serie da 12 per le trazioni, però non sai, se tu non ti scrivi giù quello che hai fatto questa sessione, come puoi essere sicuro che tu nella prossima sessione che colpisci, che ne so, la schiena, come fai ad essere sicuro che sei progredito? Magari sei più stanco, ti fermi a 10 ripetizioni e in realtà lo stimolo che hai messo tu sul muscolo è minore, anche se stai seguendo il tuo programma. Quindi, se tu invece entri in palestra, ci puoi entrare, che ne so, con una penna o con un giornaletto, come in realtà vedete un sacco di gente che hanno questi, come dire, l'agenda e la penna che si scrivono giù le cose, oppure semplicemente prendete il telefono, nelle note del telefono vi scrivete gli esercizi, il carico che avete fatto e il numero di ripetizione. La prossima sessione andate a prendere questo telefono, vedete, ok, ho fatto, che ne so, sulla panca piana 80 kg per 4 ripetizioni. Oggi provo a fare 80 kg per 5 ripetizioni. Semplicemente avendo questo, come dire, cosa visiva che riuscite a vedere, vi carica, vi dà la motivazione per spingere quel tantino di più ed è, come dire, una progressione quasi forzata perché vi forzate a migliorare rispetto alla sessione precedente. Questo è un tip che io noto sempre quando, ad esempio, sto viaggiando, non tracco sempre tutto e infatti i miei gains, i miei risultati stallano perché vado in palestra, seguo il programma, però magari non scrivo giù quello che ho fatto perché magari, che ne so, i macchinari sono diversi, i pesi sono un attimino diversi e non riesco, non sono sicuro di progredire. Se tu per i prossimi 30 giorni ti scrivi giù ogni singolo carico che fai per ogni esercizio, il numero di ripetizioni e la volta dopo prova a migliorarti, prova a fare una ripetizione in più con lo stesso carico o fare, che ne so, aumentare il carico o aumentare di un set per ogni esercizio e vedrai che tu crescerai nei prossimi 30 giorni. Questa è una cosa che molti di voi overlook, molti di voi vanno oltre, è semplicissimo, fatemi sapere se funziona anche per voi, se monitorate i vostri workout oppure no, io ve lo consiglio veramente perché vi cambia tutto, vi aiuta a spingere quel tantino di più. Questo è il video di oggi ragazzi, è molto semplice, molto veloce, molto breve, mi dispiace se vi aspettavate qualcosa di meglio, ma provo comunque sia a farvi vedere dei contenuti più interessanti, più cinematografici, che questi contenuti più informativi, che alla fine penso che molti di voi sono iscritti per appunto questo contenuto informativo. Quindi, tip per aumentare la massa muscolare nei prossimi 30 giorni, scrivetevi giù dopo ogni singola sessione, provate a migliorare la sessione dopo. Detto questo, vi ringrazio sempre tutti del vostro supporto, veramente ragazzi, ne sono grato. Qualsiasi cosa lasciate nei commenti, lasciateci un like se vi è piaciuto, se siete nuovi iscrivetevi, guardatemi tutti i miei ultimi video che è veramente una marea. Anche su Instagram sto provando a postare sempre delle foto in cui magari sono foto editate, fatte bene, ma sotto nella descrizione delle foto includo sempre qualcosa che vi possa aiutare nel vostro percorso fitness. Quindi se volete andarmi a seguire anche lì mi farebbe tantissimo piacere. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video.